Salviamoli insieme è da una quindicina di anni il titolo di un progetto della provincia di Torino prima e della città metropolitana oggi, che vede i cittadini collaborare con il servizio tutela fauna e flora per salvaguardare un bene prezioso per l'intera collettività, la fauna selvatica, appunto. Si è parlato in un convegno a Palazzo Cisterna degli ormai migliaia di interventi effettuati sull'intero territorio metropolitano per porre in salvo esemplari delle specie più diverse, autoctone ed esotiche, a seguito di segnalazioni di cittadini che hanno a cuore gli animali e ritengono loro dovere salvaguardarne l'esistenza. È dal 2000 che faccio questo che io definisco un'avventura, non un lavoro. E innumerevoli sono gli animali recuperati. Siamo arrivati ai 3.070 capi di varie specie, di tutte le specie presenti nel nostro territorio, recuperati nel 2018. Abbiamo recuperato animali di una grossa valenza ambientale, ecologica, come possono essere i super predatori, i rapaci diurni, i rapaci notturni, lupi, parecchi lupi sono stati recuperati e curati. Gli animali selvatici sono presenti, come sappiamo, in tutta Italia. Lo Stato ha dato una funzione importante alle città metropolitane, alle province, quello di occuparsene sia con piani per regolare la presenza sul territorio, ma anche per salvarli. All'inizio sono stati fatti degli accordi con alcune associazioni, dal 2010 con il CANCE di Grugliasco, per cui vengono salvati gli animali selvatici in difficoltà, poi portati appunto al CANCE nel caso avessero necessità di cure e poi vengono inseriti in progetti per poter poi essere reinseriti nel loro habitat naturale, perché questo poi è l'obiettivo. La comunicazione è molto importante, perché può essere proprio la leva per il cambiamento a tutela della biodiversità, il cambiamento per la tutela proprio della flora e della fauna. Grandi campagne sono state fatte attraverso la comunicazione, che hanno salvato già delle varie specie di animali. E quindi noi abbiamo bisogno di sensibilizzare i nostri cittadini sui temi inerenti proprio alla città metropolitana. La dottoressa Mariangela Ferrero, psicoterapeuta, esperta nel miglioramento del benessere psicosociale dei primati non umani, ha tenuto invece una relazione sul tema Ape to Ape, in relazione con i primati non umani. I primati non umani si stanno estinguendo, e quindi è sempre più urgente attivarci responsabilmente per aiutarli. In particolare parlerò del Gengudal Institute Italia, che con molte campagne si occupa di sostenere non soltanto i primati non umani, ma anche l'ambiente e l'uomo, e del lavoro importante dei centri di recupero che in giro per il mondo tutelano e cercano di conservare, oltre che di recuperare, questi importanti animali.